Ciao a tutti cari viaggiatori del mistero, cari pirati sempre alla ricerca di tesori golosi e misteriosi. Benvenuti sulla tradizione antica, siamo all'interno del nostro format settimanale che ormai conosciamo davvero tanto bene, leggende metropolitane dal mondo. E dopo esserci occupati di una grande leggenda metropolitana giapponese, oggi voleremo negli Stati Uniti. Ma non voglio dirvi molto di più sulla leggenda, perché ne parleremo dopo la sigla. Parleremo bene di questa leggenda che ormai è centinaia di anni che si propaga per gli Stati Uniti d'America e che riguarda un criptide. Non vi dico di più, per il momento vi dico cosa potete fare voi per far crescere il canale. Andate lì sulla filigrana, cliccate sopra e vi si apre il tasto iscriviti. Con quel tasto entrerete a far parte della tradizione antica. Mi raccomando, quando vi iscrivete al canale, fatelo con la campanella, è importante per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti del canale. E per cortesia, mettete un like al video se vi piace e scrivetemi nei commenti cosa pensate di questa tremenda leggenda metropolitana. Andate a fare un giro anche sulla nostra pagina Instagram, diventate nostri follower, perché lì ogni tanto pubblico delle notizie che non pubblico sul canale, come ho fatto oggi per esempio per la ragazza con la bocca spaccata, la leggenda metropolitana di cui abbiamo parlato ieri, la Kochisake Onna. E andate anche a iscrivervi sul canale Telegram, dove io vorrei che siate voi ad aumentare i contenuti, magari parlandoci di una leggenda metropolitana delle vostre zone e della quale vorreste un approfondimento da parte della tradizione antica. Infine andate a visitare la nostra pagina Facebook, lasciate un like anche lì e fate crescere anche quella community. Detto questo, io vi ho detto veramente tutto, e a parte di cosa parliamo oggi, qual è la leggenda di cui parliamo oggi? Beh, la leggenda di cui parliamo oggi è davvero inquietante, è la leggenda del diavolo del Jersey. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Bentornati pirati, dopo la nostra sigla andiamo finalmente a vedere questa leggenda metropolitana antichissima, la leggenda del diavolo del Jersey. Io sono Luigi Giuva, vi do il benvenuto su questo canale e vi do il benvenuto ad una leggenda metropolitana che risale niente poco di meno che al XVI secolo, e cioè a ormai ben più di 300 anni. Il diavolo del Jersey sarebbe un mostro o un criptide che abita i boschi del New Jersey, in particolare quelle zone acquitrinose e quei boschi che una volta erano occupati dai pelle rossa americani. Proprio quegli acquitrigni che vennero bonificati per lasciare spazio alle città sarebbero l'habitat di questo mostro. Un mostro che una volta era normale, ma poi prese queste fattezze dopo essere stato maledetto da sua madre. Sua madre, che era una strega, e lo maledisse abbandonandolo nel bosco, e da quel momento la creatura sarebbe diventata maligna. A quanto pare la madre strega non voleva avere il 13° figlio e quindi, quando era ancora gestante, maledisse questo figlio pregando che nascesse con fattezze da bestia e che diventasse maligno. E infine, come detto, lo abbandonò nel bosco e così fu. Il figlio crebbe deforme e nacque maligno, e cominciò a nutrirsi del bestiame prima e degli esseri umani poi. A quanto pare nel 1740 un gruppo di sacerdoti
iniziò ad esorcizzare le paludi per evitare che il diavolo del Jersey mietesse nuove vittime, e sembra che per 150 anni, fino al 1890, non ci furono nuovi avvistamenti, per cui sembrerebbe che l'esorcismo abbia funzionato, ma in realtà il diavolo del Jersey riappare, e riappare più forte di prima. Le testimonianze sul diavolo del Jersey sono davvero tante, e sono in realtà però molto simili all'uomo falena. Ne abbiamo parlato in film horror tratti da storie vere, ve lo ricordate, vero? Bene, sarebbero simili all'uomo falena, ovvero una grande creatura alata con degli occhi rossi che emette un sibilo prima di attaccare. La sua popolarità aumentò dal 1909 in poi, quindi la leggenda tornò in voga. E pensate che questo animale venne addirittura ritenuto un chupacabra con una velocità innaturale. Questa creatura potrebbe essere una gru delle dune, data l'altezza. È un animale che sembrerebbe essere intorno ai 2 metri ed emette squittii prima di attaccare le prede. Tuttavia, nonostante le similitudini con l'uomo falena o con altri crittidi della zona, non vi sono in realtà elementi che indicherebbero l'esistenza di questo animale. A quanto pare sembrerebbe che il diavolo del Jersey sia una grande manovra commerciale ed economica per favorire il turismo in zona, e adesso vedremo il perché. Ma dove nasce la leggenda del diavolo del Jersey? Si narra nella leggenda originale che nel 1735 una donna, una strega appunto, ebbe un figlio non desiderato, un figlio che non voleva. In particolare, quando nacque, questo figlio risultava deforme e, siccome era diverso dagli altri suoi 12 figli, decise di maledirlo e decise di abbandonarlo, facendo in modo di lasciarlo nel bosco al suo destino, e questo fece diventare maligno il diavolo del Jersey. Secondo altre versioni, il bambino nacque normale, gli spuntarono ali e coda con il passare del tempo, e sempre con il passare del tempo, vivendo isolato, cominciò a diventare un essere maligno. In base ai testimoni che avrebbero avvistato il diavolo del Jersey, egli avrebbe l'aspetto di una gru con zoccoli da cavallo, ali da pipistrello e possenti artigli, e a quanto pare lungo l'esile collo e la schiena, dove si sviluppano queste ali, il diavolo sarebbe in grado di emettere forti suoni alzandosi in volo. Infine emetterebbe un verso stridulo e delle fiamme dalla bocca una volta alzato in volo e prima di attaccare la sua preda. Con l'aumentare degli avvistamenti avvenuti nel XVIII secolo, questo diavolo entrò a far parte del folklore locale e divenne un elemento talmente radicato nella cultura da diventare quasi una mascotte del New Jersey. Anzi, non quasi, divenne proprio la mascotte del New Jersey, tanto che nel 1909 un attore teatrale, un impresario teatrale, scusate, prese un canguro, lo dipinse di verde e gli applicò delle ali e prolungò la coda in modo da farlo sembrare il diavolo del Jersey, lo chiuse in una gabbia e lo espose a tutti coloro che in qualche modo credevano all'esistenza di questo criptide. Come abbiamo detto, oggi il diavolo del Jersey è diventata una mascotte per la gente del luogo. Possiamo trovarlo su spille, magliette, tazze, e addirittura abbiamo dei cocktail che vengono intitolati al diavolo del Jersey. Con questo io vi ho detto davvero tutto su questa leggenda metropolitana, una leggenda in qualche modo spaventosa, tipica degli Stati Uniti d'America, dove spesso nelle leggende metropolitane sono coinvolti alieni o animali fantastici. E a tal proposito, non perdetevi il prossimo episodio che sarà in onda questa settimana e che sarà l'ultimo della settimana, perché questa settimana ci sarà un episodio in meno di leggende metropolitane dal mondo, per dar spazio a tutta l'altra programmazione che avremo. Una programmazione che è, come vi ho detto nella puntata scorsa, muta leggermente per la settimana di Pasqua. Con questo io vi do il mio solito bacione, un abbraccio di cuore a tutti quanti voi, e ciao a tutti!
alla prossima.